Buongiorno a tutti, questa è l'edizione delle 12 della TG2000. Benvenuti subito i nostri titoli. L'altalena di governo, questa mattina colloquio informale tra l'ex commissario Cottarelli e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella su come uscire dall'impasse. Di Maio archivia la minaccia di impeachment e riapre al voto, ma non a luglio. Salvini rilancia, andiamo al governo. E pochi minuti fa dall'entourage del presidente incaricato è giunto un chiarimento, sta emergendo un governo politico, Cottarelli resta in attesa degli sviluppi. Mercoledì, giorno di udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco torna sul sacramento della Cresima. Meditando sul sigillo dello spirito, in piazza anche alcuni atleti del nord e del sud della Corea che si sono esibiti. Grazie per il messaggio di pace che portate, ha detto loro Papa Francesco. Il giornalista russo anti-Putin Babchenko è stato assassinato mentre rientrava nella sua casa in Ucraina. Ucciso a colpi di pistola alla schiena, si era rifugiato a Kiev, che aveva sempre difeso criticando l'attacco di Mosca. Il premier ucraino accusa direttamente il capo del Cremlino. Di nuovo ben trovati a tutti voi. In apertura lo avete sentito, dopo l'incredibile giornata così altalenante di ieri, con l'attesa per i nomi del governo, Cottarelli è finita con un rinvio e in serata con la riapertura dell'ipotesi Lega 5 Stelle. Oggi gli scenari che erano immaginabili vengono spazzati da Salvini, che a Pisa dice andiamo al voto ma non subito. E allora andiamo subito in diretta per gli ultimi aggiornamenti con Augusto Cantelmi, eccoti da Montecitorio. Buongiorno Augusto. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i telespettatori. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, ma lo dico in anticipo, sarà molto difficile, perché quello che diciamo adesso tra poco verrà sicuramente smentito, è accaduto ieri e potrebbe accadere anche nella giornata di oggi. Cottarelli, dopo il colloquio con Mattarella, ora è qui a Montecitorio per un colloquio con i leader dei partiti o gli esponenti dei partiti, per capire un po' che cosa loro realmente vogliono fare. È uscita una nota dal suo entourage che vado a leggere perché è molto interessante. Si legge nella nota che durante l'attività del Presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la formazione di un governo politico, e quindi in collaborazione d'intesa con il capo dello Stato si attendono eventuali sviluppi, quindi ci sarebbe la possibilità anche di nuovo di una formazione di un governo politico e non di garanzia. Nel pomeriggio lo stesso Cottarelli dovrebbe tornare al Colle per sciogliere o meno la riserva. Poco fa è arrivato qui alla Camera anche Di Maio, ma è Salvini comunque quello che detta i ritmi di questa crisi, e ha detto da Pisa, dove c'è la campagna elettorale per le comunali del 10 giugno, bisogna tornare a votare al più presto, non a luglio ma al voto, smontato di fatto quelle che è stata una nuova apertura da parte di Cottarelli. Ma vediamo il servizio per fare un po' il quadro della situazione e poi la linea può tornare allo studio. Mattarella ci dia una data per votare. Da Pisa, in piena campagna elettorale per le comunali del 10 giugno, Salvini rompe gli indugi e detta di nuovo la linea. L'unica cosa da fare è chiedere a questo punto al Presidente della Repubblica la data delle elezioni, prendere una marea di voti e governare per conto nostro e prendere per mano questo paese. E poi voglio vedere se potranno continuare a dire no e no e no. Al voto, al più presto possibile, magari non a luglio. Il leader leghista dunque boccia l'ipotesi di riaprire il tavolo di un governo giallo-verde avanzata da Di Maio. Per Salvini non siamo al mercato e gli italiani faranno giustizia su quello che è accaduto in questi giorni. Parole di fuoco quelle del leader del Carroccio, sebbene espresse in un comizio di piazza, ma che comunque imprimono un'accelerazione al voto anticipato. Cadrebbe così l'ipotesi di un ritorno ad un governo politico. Lega e 5 Stelle resta infatti il nodo Savona. Il professore euroscettico che il Carroccio confermerebbe al Dicastero dell'Economia, nome bocciato invece dal Quirinale.
ma si andrebbe a chiudere anche la porta dell'altro scenario di cui si è parlato nelle ultime ore, che prevede la guida del governo ad un leghista, Salvini o Giorgetti, con il sostegno di 5 Stelle e Fratelli d'Italia. In pista dunque resta l'unica ipotesi, quella del governo Cottarelli, un governo di garanzia che non ottiene la fiducia del Parlamento e destinato a portare il Paese al voto o a fine luglio, per l'esattezza il 29, con lo scioglimento delle Camere entro la fine della settimana, oppure a settembre. Presidente, mi ha chiesto di presentare. Invito tutti gli uomini e le donne di buona volontà affinché si prendano cura del nostro amatissimo paese con un umile spirito di servizio e senza piegarsi a visioni ideologiche, utilitaristiche o di parte. È un passaggio dell'appello pubblicato sull'edizione di oggi del quotidiano Avvenire a firma del presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. Questo è il tempo grave della responsabilità e non certo dello scontro istituzionale, politico e sociale, ha aggiunto Bassetti. Andiamo adesso invece oltre Tevere, in Vaticano, per l'udienza generale di Papa Francesco, che è tornato oggi nella sua catechesi a riflettere sul sacramento della cresima. Lasciamoci plasmare dallo Spirito per portare Cristo, ha detto. E allora andiamo in diretta da San Pietro con Paolo Fucili. Buongiorno Paolo, per il racconto di questa mattina. Buongiorno a te Fabio e ai nostri telespettatori. Udienza che si è conclusa poco fa, ma c'è ancora movimento sul sagrato della Basilica di Piazza San Pietro. 15.000 i presenti secondo la prefettura della Casa Pontificia, tante le provenienze naturalmente, sempre da paesi vicini, anche lontani, parrocchie, associazioni, scuole e via dicendo. Tutti per ascoltare Papa Francesco, che ha tenuto la sua seconda catechesi del ciclo che ha inaugurato mercoledì scorso sul sacramento della confermazione, vale dire la cresima. Francesco oggi ha parlato di alcuni parti, simboli di questo rito, per dire che i doni dello Spirito che riceviamo con la cresima sono tanti, arricchiscono l'unica Chiesa. Lo Spirito Santo è l'autore della diversità, ma anche il creatore dell'unità nella Chiesa. Francesco si è poi soffermato in particolare sulla imposizione delle mani sui cresimandi da parte del vescovo, poi l'unzione con il crisma sulla fronte dei cresimandi, per spiegare appunto il significato di questi due momenti e poi commentare così. Andiamo ad ascoltare. Ricevendo in fronte il segno della croce con l'olio profumato, il confermato riceve dunque un'impronta spirituale indelebile, il carattere che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di espandere tra gli uomini il buon profumo. Ascoltiamo l'invito di San Ambrogio a neoconfirmati. Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale e conserva ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito. È un dono immeritato lo Spirito, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla sua inesauribile creatività. È un dono da custodire con premura, da assecondare con docilità, lasciandosi plasmare come cera dalla sua infuocata carità, per riflettere così Gesù Cristo nel mondo di oggi. Parlavamo di gruppi provenienti da tanti diversi paesi del mondo, anche lontani. C'è un gruppo che merita però una menzione particolare, abbiamo anche delle immagini. Un gruppo di atleti della Federazione Internazionale di Taekwondo, provenienti dal nord e dal sud della Corea. Dunque un unico gruppo proveniente da questi due paesi, non è un dato del tutto insignificante, perché appunto sapete c'è una situazione di tensione risalente a svariati decenni addietro tra questi due paesi, e poi recentemente c'è stato anche qualche incoraggiante segnale di disgelo che anche Papa Francesco ha incoraggiato. Questi atleti si sono esibiti davanti al Papa qualche minuto, una esibizione di Taekwondo, questo è il loro sport, lo sport che appunto praticano. Hanno liberato una colomba bianca e hanno srotolato poi uno striscione che dice: più preziosa del trionfo è la pace. Ringrazio gli atleti coreani per la loro esibizione, ha detto Francesco
poi è una volontà di pace, le due Coree insieme, questo è un messaggio di pace, ha concluso, per tutta l'umanità. Dal Vaticano è tutto. Grazie a Paolo Fucili, buon lavoro Paolo. Adesso vi parliamo del giornalista russo Arkady Babchenko, noto per le sue posizioni anti-Putin e che è stato ucciso nella sua casa di Kiev. Viveva in Ucraina, dove si era trasferito proprio per sicurezza. Secondo la polizia, l'omicidio è legato alle sue inchieste, come ci racconta Antonio Soviero. Arkady Babchenko era un ex soldato del conflitto ceceno, diventato poi uno dei più noti corrispondenti di guerra della Russia. Nei suoi reportage aveva pesantemente criticato le politiche di Vladimir Putin in Ucraina e Siria e per questo era oggetto di una campagna d'odio da parte di alcuni potenti politici filogovernativi. Lo scorso anno, dopo aver ricevuto minacce, era fuggito prima a Praga e poi a Kiev, dove lavorava per la TV ATR. Ma il killer, stando alle prime informazioni, lo ha raggiunto e colpito con 3 colpi di pistola alla schiena mentre rientrava a casa in questo appartamento in una zona residenziale della capitale ucraina. Sua moglie era in casa, afferma il portavoce della polizia locale. Ha sentito gli spari ed è uscita dal bagno. Ha visto suo marito a terra in una pozza di sangue e ha chiamato l'ambulanza. È morto durante la corsa in ospedale. Il premier ucraino Volodymyr Groysman punta il dito direttamente contro Mosca per la morte di Babchenko. Il Cremlino respinge le accuse al mittente e ordina al comitato investigativo russo di aprire un'inchiesta. Ma quella di Babchenko è solo l'ennesima morte sospetta di critici di Mosca avvenute a Kiev negli ultimi mesi. Nel marzo dello scorso anno, un ex deputato del Partito Comunista, anche lui schierato contro la guerra in Ucraina, era stato freddato a colpi di pistola nelle strade del centro di Kiev e i responsabili ancora non sono stati individuati. In Ungheria, nuovo pugno di ferro. Il paese approva la legge contro le organizzazioni umanitarie che aiutano i migranti. E intanto in Francia, alle 6 di questa mattina, è cominciato lo sgombero del più grande campo di migranti a Parigi. Marco Burini. Tira sempre una brutta aria per chi emigra. In Ungheria il governo di Orbán ha presentato un disegno di legge che criminalizza chi presta aiuto ai migranti. Sarà reato offrire loro cibo, aiuto legale e informazioni. La norma è stata chiamata Stop Soros. George Soros è il miliardario americano di origini ungheresi che Orbán accusa da tempo di finanziare l'immigrazione islamica in Europa. Con questa norma, che dovrebbe essere approvata senza problemi, Orbán è appena stato rieletto premier a grande maggioranza, il governo vuole impedire che altri paesi dell'Unione Europea possano trasferire in Ungheria un certo numero di richiedenti asilo. Una chiusura netta delle frontiere, condivisa da Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, che con l'Ungheria formano il cosiddetto gruppo di Visegrad, che si oppone al programma di ricollocamento di 160.000 migranti siriani ed eritrei dall'Italia e dalla Grecia, paesi di primo arrivo dei richiedenti asilo. Intanto, alle 6 di stamattina, a nord di Parigi, è stato smantellato un campo di migranti sulle rive del Canal Saint-Denis, dove vivevano circa 1.500 persone provenienti da Sudan, Somalia ed Eritrea. I migranti sono stati redistribuiti in 18 palestre nella capitale e in altre città. Quella di oggi è la 34esima evacuazione negli ultimi 3 anni a Parigi. Pierre Henry, direttore della ONG France Terre d'Asile, presente all'evacuazione, ha detto che se non verrà creato un sistema di preaccoglienza sul territorio, casi del genere si ripresenteranno. Torniamo adesso in Italia. Nuova tempesta su Alitalia. Indagati 3 ex amministratori delegati nel mirino per il crack dell'azienda. Ed è shock per il tracollo della Melegatti. La fabbrica di Verona, celebre per la produzione dei Pandori, chiude ufficialmente. Il tribunale ne ha appena dichiarato il fallimento. Sentiamo Pierluigi Vito. Bancarotta fraudolenta. È su questa accusa che la procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati gli ultimi 3 amministratori delegati di Alitalia, prima del commissariamento di un anno fa. Si tratta di Silvano Cassano, che ha ricoperto la carica fino al 18 settembre 2015, Luca Cordero di Montezemolo, tra l'altro anche presidente del consiglio di amministrazione, e l'australiano Mark Ball Kramer, nominato il 25 febbraio 2016. Una decisione nata dopo l'esame di migliaia di file e documenti cartacei, oltre a diversi computer,
sequestrati negli uffici della compagnia di bandiera. Secondo gli investigatori sono emerse delle anomalie nella gestione della società e quindi nell'accumularsi di oltre 400 milioni di perdite, per le quali i tre indagati avrebbero avuto un ruolo ancora da chiarire. Come pure da chiarire il destino di Alitalia. Il Parlamento ha dato via libera la settimana scorsa alla proroga dei termini per la cessione e alcune offerte non vincolanti sarebbero già arrivate, ma le carte potrebbero essere sparigliate dalla nascita di un nuovo governo che volesse rivedere l'ipotesi di vendita e puntare al rilancio. Rilancio che non ci sarà per la Mele Gatti. Per la storica fabbrica di Pandori, il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento, visto il dissesto dei conti, per circa 50 milioni di euro di debiti. A nulla è servita l'inserzione sul quotidiano L'Arena dei lavoratori dell'azienda che chiedevano di separare il giudizio sulle responsabilità degli amministratori dalle strade per salvare la Mele Gatti. Il piano di 20 milioni presentato dal fondo americano D.A. Shaw & Company è stato giudicato insufficiente dai magistrati. Nessuna ulteriore speranza per i 350 dipendenti tra diretti e stagionali. E adesso a terza pagina, come ogni mercoledì, il viaggio nel rapporto tra religioni e architettura, oggi con Saverio Simonelli nella Sinagoga Spagnola di Roma. Noi ci fermiamo qui, TG2000 torna più tardi alle 18:30. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.